Bene, siamo al telefono con Giuseppe Marchica, il segretario generale del SINAGI. Ieri il SINAGI ha avuto l'incontro con la FIEG in un appuntamento già programmato da diverse settimane. È stato un incontro che non è durato tantissimo, giusto Giuseppe? Sì, un paio d'ore. Ecco, un paio d'ore rispetto agli altri incontri, insomma, è una cosa che da una parte serve a stabilire un programma di lavoro e questo è già confortante, però dall'altra non entra nel merito. Sì, io non so che cosa ognuno di noi si aspettasse dall'incontro di oggi. Noi eravamo piuttosto preoccupati che non fosse il solito incontro. Buongiorno, come state? Bene, grazie, ci vediamo fra un paio d'anni e vi saluto. Sappiamo tutti che l'incontro che era programmato per fine gennaio, se non ricordo male la data, è stato fatto saltare ma senza motivazione alcuna. Quindi tra le organizzazioni sindacali c'era un po' di dubbi, preoccupazioni sulla reale volontà della Federazione Editori di voler cominciare a discutere seriamente con noi. Quindi io non è che distingo adesso tra le notizie buone e quelle cattive. Una notizia certamente è che sembra oggi, ieri, che la federazione sia disponibile finalmente ad aprire il confronto con le organizzazioni sindacali. Questo è il primo dato, questa è la prima notizia che non era ancora per nulla scontata. Poi in tutte le trattative sappiamo bene che non sono per sempre, cioè che si apre un confronto e quindi siamo a posto, il confronto è aperto e quindi adesso è come se avessimo già il contratto in tasca. Non è assolutamente così perché ovviamente si parte da posizioni totalmente differenti. Io cerco, poi più avanti ne parleremo più approfonditamente, però cerco in estrema sintesi di raccontare di che cosa si è parlato, di a che punto siamo, insomma, qual è lo stato dell'arte. Direi questo, che due o tre notizie ci sono, buone o non buone non so, vedremo più avanti, però due o tre notizie ci sono. La prima notizia, questa sicuramente non è buona, però ci sta, è quella che nuovamente, come ha già fatto in incontri precedenti, la Federazione Editori dice noi non abbiamo soldi. Voi ci hanno detto, conoscete bene la situazione, vi rendete conto tutti i giorni dei bilanci delle aziende editoriali, le crisi che stanno massacrando completamente interi settori economici nell'editoria, per cui loro dicono chiedere in questo momento soldi a chi sta morendo e si riferiscono al mondo editoriale è come abbreviare l'agonia. Vabbè, questa è una tiritera che fanno sempre, che hanno fatto in passato, che hanno continuato a mettere davanti in ogni incontro oggi. Però insomma non ho mai pensato, non ho mai visto una controparte imprenditoriale che si mette a sedere e dice c'è un mucchio di soldi, chiedetevi, sarà dato. Questo ovviamente è la storia dell'organizzazione del movimento sindacale e partiamo nuovamente da qua, partiamo dal dato che loro dicono noi non abbiamo soldi. Bene. La seconda notizia è che oggi c'erano i responsabili, i segretari, i presidenti, le segreterie, le presidenze di tutte le organizzazioni sindacali dei rivenditori. La notizia, secondo me, positiva è che noi ci siamo presentati in forma unitaria molto più di quanto non era la nostra controparte. Tu sai, Fabio, lo sanno i vincolanti, che i sindacati non sono tutti allineati sulle stesse posizioni. Noi ci siamo incontrati nei giorni scorsi, abbiamo scelto una linea,
molto semplice, adesso non sto a entrare nel merito delle questioni, la linea molto semplice cerchiamo di capire che cosa noi possiamo arrivare, B, cerchiamo di capire se effettivamente si apre una trattativa per rinnovare l'accordo oppure no. E quindi noi abbiamo messo in fila alcuni argomenti di interesse comune. Qualcuno di questi teoricamente sembra asettico, tipo se noi parliamo di che cosa vuol dire professionalità, informatizzazione, che cos'è la fideiussione, se parliamo di tutto questo, sembra asetticamente che si parli di chissà quali argomenti. In realtà dietro ognuno di questi argomenti ci sono soldi, per cui se noi andiamo a parlare di professionalità delle edicole e andiamo a parlare di professionalità nel senso che si applica l'accordo nazionale così come oggi, è chiaro che tu, mondo editoriale, se vuoi mantenere questo rapporto con la rete di vendita, la devi pagare in modo diverso e più alto rispetto a quello che fai oggi. Però, siccome loro dicono non partiamo dalla parte economica, approfondiamo gli argomenti, noi ci siamo presentati in forma assolutamente unitaria. Dal mio punto di vista, dal punto di vista sindacale, credo che oggi sia stata una riunione eccellente, perché abbiamo dimostrato, nonostante le nostre differenze, di partire tutti insieme dalle stesse posizioni. La stessa cosa non si può dire del mondo editoriale, lì c'è una divisione violentissima tra la parte dei quotidiani e la parte dei periodici, c'è una divisione molto forte, molto anche pericolosa da un certo punto di vista, e questa è la terza notizia, cioè noi ci siamo presentati uno di noi ha un po' elencato quali erano gli argomenti che potevamo cominciare ad approfondire in tempi brevissimi, in gruppi di lavoro, non uno alla volta, ma gruppi di lavoro che devono riunirsi insieme per recuperare tempo, quindi per accelerare tutti i tempi. Ognuno parlerà di una cosa diversa, approfondirà una cosa diversa. E dopodiché nel tavolo comune si andrà a rimettere tutto assieme e si farà la trattativa vera dopo aver approfondito tutti i temi che ci riguardano. E l'altra notizia ulteriore è che da dove si parte? Si partirà da idee che noi metteremo sul tavolo. Abbiamo già, in pratica oggi, ci siamo già detti un po' che cosa vogliamo, da dove partire, lo faremo con due righe che manderemo agli editori unitariamente, anche qui con tutte e sei le sigle, quindi quei problemi che in passato ci sono stati al momento non ci sono, e quindi mi permetto di poter dire che in questo momento il fronte sindacale si è presentato con un'unica voce, perché chiaro, ognuno di noi fa la propria scena, il proprio teatro, ma questo è il mio trattativa, ci sta. Quello che conta è che nel merito abbiamo tutti quanti presentato una sola voce. E continueremo così con un documento che faremo nei prossimi giorni, che conosciamo già, sappiamo che si tratta solo di scriverlo correttamente, perché poi sarà la base su cui gli editori si ritroveranno e cominceranno loro al loro interno, mentre trattano con noi, a trovare una loro sintesi unitaria. Perché il problema, come dicevo prima, non ce l'hanno molto forte, c'è una divisione molto forte all'interno del mondo editoriale. Quindi le notizie che noi possiamo dare, che non sono né tranquillizzanti, né positive né negative, sono sostanzialmente che la trattativa è partita, noi cercheremo e faremo di tutto per accelerare i tempi nel modo più rapido possibile, perché conosciamo benissimo le esigenze della categoria A. Sappiamo che ci sono tra le organizzazioni sindacali su alcuni elementi delle differenze. Sappiamo che nonostante ciò che dice la SIGE, che non ci sono soldi, noi abbiamo assolutamente bisogno che di soldi sul tavolo delle trattative ce ne siano, soldi dal punto di vista di aggi, di abbinamenti. Sappiamo che c'è bisogno di parlare di abbonamenti in edicola, togliendoli dalle poste. Noi complessivamente un'idea di quello che vogliamo ce l'abbiamo. Abbiamo, ripeto, una serie di linee comuni fra tutte quante le organizzazioni sindacali, le sei presenti a tavolo, e quindi
Secondo me questo è un inizio positivo. Si tratterà di trovare il modo di mantenere questa nostra linea comune. Ci siamo impegnati, senza stare a dare merito all'uno o all'altro, che non conta niente, in questo momento conta quello che vogliamo portare a casa. Ci siamo impegnati a ritrovarci prima di ogni trattativa, di trovarsi comunque anche subito dopo Pasqua per vedere come nel merito di tutti gli argomenti che ci riguardano, che riguardano la rete di vendita, trovare quegli elementi unitari, quegli elementi comuni che ci consentano nella discussione con la Federazione Editori di continuare a mantenere la voce univoca che abbiamo utilizzato oggi. Allora hanno detto, ma mettetevi d'accordo fra di voi, in realtà noi abbiamo spiegato che i punti che gli abbiamo sottoposto oggi come inizio di trattativa erano concordati fra tutti e che in realtà erano loro, fronte editoriale, a non avere un'idea, non hanno tirato fuori una sola idea, un solo progetto, una loro proposta. Noi gli abbiamo anche spiegato che siamo preoccupati dalla mancanza di investimenti che c'è nel mondo editoriale, che poi investimenti significa lavoro, significa nuove testate, significa avvicinare persone alle edicole, in mancanza di investimenti, di nuove testate, di situazioni nuove, è chiaro che ci preoccupa più di qualsiasi altra cosa. Non sono stati su questo di dare risposte, noi li incasseremo assolutamente perché sono elementi fondamentali. Abbiamo detto sempre in forma unitaria che a noi interessa trovare il modo di evitare che chiudano altre edicole e che le edicole siano remunerative, quindi noi abbiamo già visto ampiamente e abbondantemente che cosa vuol dire per noi il rinnovo dell'accordo nazionale. L'ultimo elemento che posso, un po' per dire, per dare senso di questa giornata, è che si parlerà e si discuterà probabilmente. Pensiamo, almeno a quanto discusso fino a questo momento, di progetti che noi presenteremo. Poi loro ovviamente diranno sì, no, approfondiamo questo, parliamo di quell'altro, di questo argomento non siamo disponibili a discuterne, come si fa in tutte le trattative. Però c'è una differenza sostanziale, credo di poter dire, tra questa tornata contrattuale e quelle precedenti, almeno che a memoria di uomo si conoscano, e io almeno ho partecipato all'ultima tornata e sicuramente è stata molto diversa da questa. Cioè noi abbiamo sempre discusso al tavolo delle trattative in due, chiamiamole piattaforme, chiamiamole documenti diversi, dalle organizzazioni sindacali, addirittura in altre occasioni ce n'erano due o tre di documenti presentati dalle organizzazioni sindacali diverse, documenti diversi da organizzazioni diverse, e c'è il documento della Federazione Editori. Purtroppo in passato si è discusso più del documento presentato alla Federazione Editori piuttosto che di quello presentato dalle organizzazioni sindacali. Questa volta si parte in modo diverso. Cioè stavolta si parte, questo è secondo me è un risultato molto positivo, e cioè si parte dalle esigenze, dai documenti che le organizzazioni sindacali, che ripeto, cercheranno di fare in modo unitario, presenteranno e metteranno sul tavolo. Quindi si comincerà a discutere di ciò che noi chiederemo a loro di discutere, di ciò che noi presenteremo, e questo, a mio avviso, è un passo avanti in positivo rispetto a quello che è stato il passato. Non bisogna assolutamente pensare di aver risolto chissà che cosa. È il primo incontro, si sono definite alcune regole, ci siamo un po' detti in faccia quello che ognuno di noi pensa dell'altro, e ti assicuro, Fabio, che non siamo stati, parlo per tutti, non c'è uno più pesante, l'altro più leggero, cioè abbiamo ampiamente spiegato cosa pensiamo di loro e di quello che loro rappresentano,
Abbiamo detto, noi questo lo diciamo perché è corretto in una trattativa che ognuno parli con sincerità e di che sa se ritiene che la controparte si